Ciao amici, aiuto, è venuto una casa, mi ha raccontato per 2 ore, l'acqua dura, non fa più paura, 3.000 esperimenti nella cucina, con dei cosi, poi alla fine ovviamente 7.000 dollari voleva, ma vaffanculo. Che io non rispondo mai al telefono, eh. Cioè, da me il telefono può squillare ogni anno. Però quella volta lì ho risposto, e questa qui non sono riuscito a buttare giù la cornetta come faccio di solito. Mi ha convinto di fissare un appuntamento con sto qua. È arrivato. Cioè, strano poi, è uno lì che parla, poi si interrompe. Proprio una specie di maniaco, già lì. Poi. Ci ha messo 2 ore per fargli tutti gli esperimenti del mondo. Che poi non lo capisco, adesso voglio vedere in internet. Perché effettivamente, non so, c'è la pubblicità anche in Italia. L'acqua dura non fa più paura, no? Quei cosi che purificano l'acqua. Effettivamente, quando ho fatto la prova, ho provato la prova sapone, no? Quando mi lavavo le mani, con quell'acqua lì è più scivoloso il sapone, no? Poi invece con l'altra meno. Fanno questa cosa qui del sapone scivoloso, l'ho notata. Mi sembra tipo un aeroporto. Dice, ma che cavolo, non va via il sapone? Poi non ho capito, non lo so, adesso. Poi vabbè, aveva tutti i cosi. 3.000 cosini che poi gli faccio vedere. Poi ha messo. Ha fatto con la mia acqua e rosso, poi ho preso la sua acqua blu, ma poi non finiva più. Allora, è arrivato alle 6:30, anzi alle 6:20, sono le 9, non vorrei dire, sono morto. Poi non ho neanche una sedia in casa, tranne questa, fortuna, in piedi, 3 ore. Che palle! Poi non era uno che ma ti intrattiene, uno che parla così e poi si interrompe, poi devi continuare te il discorso. Uno schifo. Poi mi ha fatto firmare un modulo. No, aspetta, io. Cioè non è un contratto. Adesso, scommetto che mia mamma dirà, cosa hai firmato? A parte il fatto che non gli ho fatto la firma originale, ho fatto uno scarabocchio, no? Però c'era scritto che non era un contratto. Beh, ecco, però no, no, non è. Poi, non è. Adesso lo so cosa sta pensando, che ho fatto un contratto di quelli che i titoli tipo Striscia Notizie, no? No. Comunque ho fatto un fiore. Cioè, mi ha fatto. Fai la fine, io ho fatto un fiore. Quindi a posto, lì ci siamo. Poi proprio uno schifo. Guarda, provate a chiamarmi, non risponderò neanche mo. No, ma infatti io adesso tipo, cioè, non so, cioè io adesso stacco il telefono, eh. Ve lo dico, amici, lo so che mi chiamate tutti i giorni, ma il telefono di casa per me è inutile. Cioè, devi chiamare la polizia? Usi il cellulare. O devi chiamare l'omino delle pizze. Usi il cellulare, c'è il cellulare apposta, perché devo avere anche il telefono di casa? Non mi serve. Solo che il telefono di casa ci vuole per la DSL. Però adesso AT&T, che sarebbe anche il mio coso che mi dà il telefono a casa, sta sperimentando, adesso non so se è ancora attivo, di avere la DSL anche senza telefono. Più incentrato per gli studenti, gente che non gli frega, no? Allora farò così, perché intanto al telefono qua non mi telefona nessuno. Tranne mia mamma e quelli che vogliono vendere le robe. Allora, poi questo qua proprio mi ha distrutto psicologicamente, fisicamente, no? Certo, però un po' mi ha incuriosito. No, non è che lo vado a comprare, però mi ha incuriosito. Come mai l'acqua dal suo coso, dalla sua pozione. Ad esempio, ho fatto la prova del sapone, quella che mi ha impressionato di più, no? Poi ho preso un sapone e ci metteva l'acqua sopra. L'acqua scendendo veniva sulle bolle, le bolle. Invece con l'acqua normale non le faceva le bolle. E poi anche la prova lì del coso, c'è la differenza, si sente, però non lo so, eh. Magari in sta cosa che c'aveva tutti gli agenti chimici apposta. Non lo so. Comunque niente.
Tanto gli ho fatto un fiore. No, schifo. Poi dopo da lì ha detto, oh, padre, non si capiva niente come parlavo. Se accetti adesso ti faccio lo scontone. Questo qui via, questo qui via. Sì, alla fine rimaniamo sempre 6.800 dollari. Che scontone. Poi dopo, questo non te lo dovrei dire, però te lo faccio vedere lo stesso. Ho tirato fuori un catalogo di cagate, no? Fornitura per 5 anni di questi prodotti. Questi prodotti marchissime, made in China, quelle cagate. Vai, te lo danno. Ma è una stronzata. E voi direte, abitare lì, cos'è sta cosa? Ci sono anche in Italia. No, volevo confermare che ci sono anche qua quelli lì che vengono a casa e vi propongono delle offertone spaziali. Guarda cosa ho comprato. Guarda cosa ho comprato. Questo è Shrek. Ma te guardi dentro e vedi il film, che bello. Era un omaggio con le pile. Poi io volevo fare un sacco di cose, no, è arrivato questo qua, mi ha rovinato la serata, guarda. Basta. Sono triste. Allora, primamente tutto, ciao a tutti.